Buonasera, ben ritrovati. Studio Live giunge alla 23esima puntata e anche questa sera tantissimi argomenti di cui parlare. Analizzeremo l'intero weekend calcistico iniziato ieri sabato con le partite del campionato di Serie C più due anticipi nel girone F di Serie D, proseguito quest'oggi, questo pomeriggio, con il turno, i turni dei vari campionati, appunto, di D, eccellenza e promozione. Sono successe davvero tante cose. In realtà è un weekend che ancora non si conclude, perché proprio in questi istanti, mentre andiamo in onda, si sta giocando l'ultima gara, il posticipo del campionato di promozione, gara che ha avuto inizio alle 18, quella tra Virtus Teramo e Tossicia, che vi dico subito vede in vantaggio i padroni di casa per 1-0. Davvero tantissime gare che analizzeremo e vedremo anche con i nostri servizi. Commenteremo il tutto come sempre con i nostri ospiti, sempre al mio fianco mister Antonio Valbruni. Buonasera mister e ben ritrovato. E con noi questa sera ritrovo con grandissimo piacere Luigi Prosperi. Ciao, ben ritrovato. Ciao Luigi, grazie. Ciao. Oggi reduce dal campionato di promozione, un ritorno a Sant'Omero dopo diverso tempo, che tra l'altro ha anche portato bene alla formazione di casa, sì, che ha vinto 1-0 contro il Colonia. Saranno contenti, su, che ogni tanto... Saranno contenti, ogni tanto di rivederti, insomma. Vedremo anche quello che è accaduto a Sant'Omero e parleremo ampiamente del girone A di promozione. Prima però non possiamo che iniziare dal campionato di Serie C, che ieri per il girone B ha vissuto la 24esima giornata, un sabato purtroppo negativo per il Teramo, che ha conosciuto la seconda sconfitta interna consecutiva dopo quella contro il Vicenza, la prima dell'era Palladini, che aveva esordito sabato scorso a Ravenna con il punteggio, il risultato finale di 1-1. Vediamo subito, grazie a Marco Pediconi in regia che saluto, i risultati quindi del girone B di Serie C: Fermana Sant'Arcangelo 1-1, Padova San Benedettese 1-1, Reggiana Renate 2-1, Bassano su Tirol 1-0, il Vicenza che espugna Salò 3-1, campo della Feralpi, Pordenone che vince al Bonolis 1-0, pareggio 2-2 tra Gubbio e Albino Leffe. Il turno si concluderà domani sera con il posticipo Triestina Mestre. Andiamo anche a vedere quindi subito la classifica del girone, che vede sempre il Padova in vetta a quota 42, San Benedettese 34, Renate e Feralpi Salò 33, Reggiana e Bassano 32, su Tirol 31, Pordenone e Albino Leffe 30, poi un terzetto a quota 27, vedete il Mestre, poi scendiamo più in basso, insieme al Mestre troviamo Vicenza e Fermana. La Triestina a quota 26, Gubbio 24, Ravenna e Sant'Arcangelo 23, il Teramo adesso è da solo al penultimo posto a quota 22, ultimo resta il Fano con 16 punti. È una classifica, e parto da mister Valbruni per le prime considerazioni, che sicuramente preoccupa. Deve preoccupare. Ma sicuramente preoccupa perché le altre squadre, il Sant'Arcangelo e il Gubbio, continuano a far punti. Il Sant'Arcangelo addirittura sta facendo un girone di ritorno favoloso con il nuovo tecnico Cavasin, per cui sa, 12 partite, fare quasi 20 punti sono tanti, per cui io penso che attualmente il Teramo deve cercare soltanto di pensare esclusivamente alla salvezza. Lasciamo perdere i playoff. Questa parola che non si vuol più sentire, sì, però, il presidente Campidelli l'ha quasi bandita, sì, l'aveva rimproverato anche ad Asta di parlare troppo. Hai ragione. Però forse bisogna essere realisti, no? Ma bisogna essere realisti, perché se siamo intervenuti diciamo nel mercato di gennaio, stravolgendo la squadra, evidentemente sapevamo che questa squadra non aveva possibilità per cercare di fare un campionato di alta classifica, tanto più che le prossime gare ci diranno veramente se c'è un piccolo lume per cercare di eventualmente di agganciare qualcosa. Due trasferte impegnative come Fermana e come Feralpi Salò, anche perché sono squadre che lottano, a parte il Feralpi Salò, ma la Fermana lotta per raggiungere anche lei la salvezza. Un Teramo che non è sicuramente piaciuto, ha incontrato una squadra ben messa in campo, una squadra che sapeva il fatto suo,
E purtroppo siamo mancati soprattutto a centrocampo. Tutto un brutto primo tempo. Centrocampo, in balia del centrocampo dell'avversario. Quando abbiamo degli avversari talmente forti come Burrai, Misuraca e lo stesso Zammarini, bisogna cercare eventualmente di aprire un po' gli occhi, di fare un po' di interdizione che è mancata del tutto. Tanto più che oggi si critica un Amadio, il quale Amadio ha fatto i campionati migliori, li ha fatti con Coletti e con Cenciarelli. Per cui non possiamo al con play... chi lo proteggeva, insomma. Sì, lui ha bisogno di gente che protegge, come d'altra parte ieri proteggeva Burrai e Zammarini. Esatto. Per cui io dico... È possibile che noi non siamo capaci di prendere un mediano interditore che sappia eventualmente aiutare il centrocampo, far filtro? Abbiamo due centrocampisti che sono più propositivi che interditori. Abbiamo a destra abbiamo Varas e a sinistra abbiamo De Grazia, che sono due quasi trequartisti. Per cui non è possibile poi che noi critichiamo Amadio che oltre a fare il play deve anche contrastare a centrocampo, questo per dirla. Poi la fortuna ci stava regalando eventualmente il risultato positivo, sia l'occasionissima c'è stata, sia due occasioni, sia il primo con San Domenico dove c'è stata l'incertezza del portiere avversario Perilli, che è purtroppo ha sfiorato leggermente il palo in basso. Non riesco a capire un'occasione così clamorosa. Forse nessuno lo ha capito. Capitata a Varas, dove Tulli è stato molto bravo a far inserire, perché loro l'avversario ha sbagliato, Stefani e Bassoli hanno sbagliato eventualmente il fuorigioco, ci siamo ritrovati addirittura con quattro giocatori erano davanti alla porta praticamente sguarnita, la porta sguarnita, dove avevamo a destra Varas con l'uscita del portiere Perilli che è alto 1,90. Secondo il mio punto di vista non è possibile che io gli possa fare un pallonetto. Era la soluzione peggiore. Quando trovo tre giocatori completamente liberi senza avversari, bastava appoggiarli ed erano De Grazia, Condò e sembra Varas, no, Bacio Terracino, sì. Erano tutti e tre, soltanto per mettere e appoggiare la palla in rete, questo... E anche... che fa un fuori misura, un pallonetto con un portiere alto 1,90, quindi devi alzare ancora di più la palla, di conseguenza è stato ingannato anche, su questo. Anche Luigi, beh, sì. Ancora non si spiega oggi, questa scelta di no, Varas. Se era Luigi il pallonetto glielo potevamo fare, come a me. Però pallone... se insomma, tirare... perché ne parlavo anche prima, scelta purtroppo infelice che ne però, ripeto, poteva rappresentare la svolta di una partita. Onestamente non si riesce a capire se era una mancanza di lucidità in quel momento o non lo so che cosa, perché la cosa più semplice da fare, insomma, l'avrei fatta anch'io, se invece di essere il portiere ero l'attaccante, cioè giri la testa, c'è solo il portiere, cioè sbalorditiva. Un errore di questo genere ti lascia semplicemente sbalordito, perché insomma è più facile sbagliare fare la scelta sbagliata in quel fare caso la scelta che, sbagliata cioè che una cosa. Offrire il pallone al compagno o a uno dei compagni che erano liberi praticamente a porta vuota, completamente sbagliato, cioè, assolutamente che, sì. La cosa che non devi fare davvero è fare il pallonetto, era quella. Tanto più che concludo brevemente, sì, che poi andiamo a sentire, sì, delle, sì, dichiarazioni. Tanto più che quel punto, questo punto può essere talmente determinante, perché lo scorso anno bastava un punto in più, non pareggiavamo con Lumezzane. Certo, ogni punto sicuramente è fondamentale per chi deve salvarsi. Allora, è stata una partita che ha segnato tra l'altro due esordi, possiamo dire così, di questi due giocatori che adesso sentiremo del Teramo. Uno assoluto, perché Gondò è stato uno degli ultimissimi acquisti nel mercato di gennaio, ha fatto il suo esordio, non ha inciso più di tanto, anche se ha fatto vedere qualche potenzialità. L'altro, quello di Milillo, che ha fatto il suo esordio invece dal primo minuto in sostituzione dello squalificato Caidi, e sentirete anche delle sue parole, il rammarico insomma per una prima volta che avrebbe immaginato in maniera diversa. Sentiamo. Sono stati lenti, abbiamo fatto una manovra di gioco abbastanza lenta e prevedibile. Loro comunque sono una squadra molto organizzata e
dobbiamo cercare di velocizzare il gioco, proporci e vedremo che i risultati arriveranno. Sì, la soddisfazione c'è, ma è molto moderata, perché alla fine la cosa più importante è il bene del gruppo e questo non è arrivato. Quindi sono contento, ma in parte. Col lavoro, col sacrificio e con l'umiltà, perché noi siamo una squadra che può dare molto di più e dobbiamo cercare di portare il più presto punti che sono utili per la classifica, per raggiungere questa salvezza e levarci da questa zona rossa, diciamo. Queste partite sono tutte importanti. Noi cerchiamo di viverla settimana dopo settimana, perché per la nostra posizione in classifica non possiamo permetterci di pensare al futuro, dobbiamo pensare al presente. Quindi andremo a fermo con una testa indirizzata per la vittoria. Ho cercato di dare un aiuto alla squadra, come penso l'hanno fatto tutti. Come ha detto lei, non è bastato, dobbiamo fare meglio la prossima partita. Sì, perché loro hanno giocato, giocavano molto bene la palla, uscivano bene, infatti quando noi cercavamo di fare il pressing alto andavano in difficoltà. Infatti il secondo tempo si è visto e abbiamo, diciamo, creato di più, però non abbiamo finalizzato, diciamo, bene. Sì, perché uno che guarda subito davanti e cerca l'appoggio, giocare, di cercarci, insomma. E mi sono trovato bene, pure con Domenico, che mi buttava poi nello spazio. Però dobbiamo cercare, come ho detto prima, di essere più cinici davanti alla porta e cercare di attaccare più la porta. Questo si sa, cioè il campionato, chi fa gol prima si abbassa e per noi attaccanti è più difficile trovare magari lo spazio o cercare di attaccare la porta. Infatti loro si chiudevano a riccio, no? E era difficile. Abbiamo trovato alcuni spazi, però non abbiamo sfruttati le occasioni, e è stato, diciamo, un peccato, perché potevamo fare molto, molto bene nel secondo tempo. Ovviamente c'è grande delusione tra questi due protagonisti, Milillo e Gondò, della partita di ieri del Teramo persa in casa contro il Pordenone. Lo anticipava già prima mister Valbruni, all'orizzonte c'è una trasferta difficile come quella di Fermo, bisognerà magari andare in trasferta a recuperare questi punti persi in casa, no? Ma non sarà assolutamente semplice. Ma sicuramente innanzitutto si giocherà alle 20:30. 20:30, sì. Quindi di conseguenza partita sabato. Notturno. Adesso bisogna cercare eventualmente di, giustamente come diceva Gondò, bisogna cercare di stare tranquilli, come diceva lo stesso Milillo, con tanta umiltà, cercare eventualmente di riscattarci, anche perché è una squadra alla nostra portata, abbiamo incontrato una squadra con potenziale, anche perché non guardiamo la classifica, perché deve recuperare ancora una partita col Sud di Tirol, il Pordenone, per cui recuperando questa partita si potrebbe rilanciare nelle sì. quasi nelle prime posizioni. Di conseguenza io penso che il Teramo può far bene. Stiamo vedendo il prossimo turno. L'unica cosa che ho dei dubbi, sappiamo tutti benissimo che quando si correggono le squadre a gennaio sono giocatori che per entrare in forma deve passare un po' di tempo, devono passare un po' di tempo, perché innanzitutto devono conoscere i compagni. Poi devono prendere una condizione fisica, perché nelle altre squadre, guardando un pochino il tabellino, non sono stati titolari, tanto più che Gondò giocava in Grecia, per cui sì. stava un campionato che questo campionato lo conosceva ben poco, anche perché aveva fatto tutta la trafila nella Fiorentina, nella primavera della Fiorentina, e di conseguenza un giocatore che ha delle grosse qualità evidentemente è stato già, perché è stato dato definitivamente al Tripolis, una squadra greca. Sì. Per quanto riguarda invece Panico, io dico che era un'eterna promessa, il socio di Immobile, per identico momento, praticamente hanno detto che identico. Ecco, l'unica cosa è che è un giocatore che
Camplone lo riteneva un giocatore abbastanza valido a Cesena, però è stata sempre un'eterna promessa, under 20, però non ha mai, quando un giocatore fa 50... Si spera, insomma, i tifosi del Teramo sperano che possa sbocciare in questa esperienza in bianco-rosso. Parto sempre con i numeri, 59 partite, 8 gol, sono un po' pochini. Però giovane, ha ancora molta carriera davanti tutto a lui, può molta succedere nel calcio, tutto può succedere. Allora, chiudiamo la parentesi Serie C e adesso occupiamoci subito del campionato di Serie D invece, con i risultati di questa 22esima giornata che è stata aperta ieri. Le due anticipi, entrambi finiti in parità, Nerostellati Avezzano 0-0, Francavilla Campobasso 1-1. Oggi invece questi altri risultati: Fabriano Cerreto Recanatese 3-1, Jesina Vastese 2-0, Monticelli Matelica 1-1, Olimpia Agnonese L'Aquila 1-1, San Giustese San Marino 1-2, la Virtus San Nicolò battuta in casa sul campo di Pineto dal Castelfidardo per 1-0 e la Vispesaro che batte 2-0 il Pineto. La classifica, la nuova classifica del girone F di Serie D, in testa questa frenata del Matelica, che tra l'altro stava perdendo contro il Monticelli, 54 punti, restano un vantaggio piuttosto consistente sulla Vispesaro a quota 47, la Vastese che mantiene il terzo posto a quota 40, Avezzano 38, Castelfidardo 37, L'Aquila e San Marino 34, Francavilla e San Giustese 33, Campobasso 31 con 4 punti di penalizzazione, Pineto 30, poi andiamo nella parte bassa per andare proprio a vedere invece la situazione del San Nicolò, Jesina 25 punti, ad oggi l'ultima squadra salva, perché poi si apre la zona playout con Agnonese e Virtus San Nicolò a quota 22, Recanatese 18, Fabriano Cerreto 17 e poi negli ultimi due posti Monticelli 14 e Nerostellati 8. Monticelli e Francavilla recupereranno il match non disputato mercoledì prossimo 14 febbraio. Quindi classifica che oggi dice male o comunque meno bene di una settimana fa alla Virtus San Nicolò. Ma stando così la classifica, il campionato terminasse oggi, la Virtus San Nicolò farebbe play-out. Ci sta dentro, anche perché i punti sono appena 5, per cui non sono i famosi 8 punti di distanza per cercare di evitare gli spareggi. Un San Nicolò che non mi aspettava questa frenata, tanto più che pur una squadra abbastanza organizzata da Vagnoni, il Castelfidardo, sicuramente con i risultati precedenti aveva dato già segnali di risveglio. Oggi c'è stata questa caduta, tanto più che ci sono squadre tipo il Fabriano Cerreto, ma lo stesso Pratola, che devo fare i complimenti anche a Di Corcia, che ha dato già segnali positivi sia domenica scorsa perdendo con un rigore inesistente a Campobasso, e sia che ha frenato una squadra come l'Avezzano, ma frenata sia all'andata che al ritorno. Evidentemente è poco di gesto il Pratola all'Avezzano. Io dico che sicuramente bisogna aspettarsi di tutto, perché sicuramente ci sarà un ritorno di questo, anche dello stesso Pratola, ma anche le altre squadre, perché una Jesina che tutti aspettavano che potesse essere frenata da una Vastese è stata sconfitta e per cui si è di nuovo allontanata. Quindi per quanto riguarda il San Nicolò, deve cercare eventualmente di incominciarsi a preparare in una partita fondamentale come quella di Vasto domenica prossima per cercare di recuperare. Frenata molto molto indicativa da parte del Pineto, che in 3 partite ha conquistato un solo punto sul recupero, peraltro 3-3 a San Marino. Dopo la bellissima vittoria contro il Matelica in casa, si aspettava un Pineto in crescita, invece è stato frenato dal pareggio esterno dove stava vincendo, e sia la sconfitta contro il San Nicolò e la sconfitta di oggi ha riportato il Pineto molto a una classifica lontano dalla zona playoff, dove sicuramente in settimana si è fatto sentire il presidente Brocco, perché questa è una squadra competitiva, una squadra che sicuramente non sta disputando un campionato che merita l'alta classifica. Allora, tra pochissimo inizieremo a vedere i primi servizi che stanno arrivando, però prima Luigi, ovviamente voglio una considerazione anche da te.
soprattutto sul momento delle due teramane Virtus San Nicolò e Pineto. Ma per quello che riguarda il San Nicolò, insomma, si sapeva che il campionato era questo, a prescindere dal cambio dell'allenatore, ed è ovvio che puoi andare a prendere risultati di prestigio come la vittoria della settimana scorsa e poi magari cadere in casa. Per cui, contro un Castelfidardo, lo ricordiamo, che è arrivata la quinta vittoria consecutiva con quella di oggi, quindi ha anche rinsaldato la posizione in zona playoff. Quindi è vero che è grave, è vero che frena di nuovo la corsa del Virtus San Nicolò, ma è anche vero che ci può stare, perché insomma non è che arriva con una squadra di caratura, certo, così, diciamo, inferiore o comunque di caratura pessima. Il Castelfidardo Vagnoli l'ha messo bene. Per quello che riguarda il Pineto, invece, in una fase calante in questo periodo, dopo che aveva raggiunto la zona playoff, dopo una lunga rincorsa, sì, si è improvvisamente bloccato. Sembra quasi ci sia stata la paura di diventare un po' troppo grandi, certo, per cui poi il braccino. Il famoso braccino. Il famoso braccino di quando arrivi. Però c'è tempo, il campionato è ancora lungo, insomma, per potersi anche reinserire. Allora, adesso è il momento di fare una breve pausa e poi, come vi dicevo, sarà tempo di iniziare a vedere le prime immagini, i primi gol sul campionato di Serie D. A tra poco. Rientriamo allora qui in diretta con Studio Live. Prima del servizio che vi stiamo per mostrare sul KO interno della Virtus San Nicolò, aggiorno sulla gara in corso del girone A di promozione Virtus Teramo Tossicia. La situazione, quando da pochi minuti è iniziato il secondo tempo, perché la gara che doveva iniziare alle 18 in realtà è iniziata un po' in ritardo, intorno alle 18:15, vede i padroni di casa in vantaggio per 2-1, quindi nel primo tempo aveva segnato Bizzarri, nella ripresa c'è stato un calcio di rigore sbagliato da D'Egidio, subito dopo il raddoppio della Virtus Teramo con Maranella, e proprio adesso in questi istanti ha accorciato le distanze il Tossicia con Mosca, quindi 2-1 il parziale. Allora, adesso invece andiamo subito con il servizio relativo a Virtus San Nicolò Castelfidardo, servizio di Lino Nazionale. Bene, questa volta il pavone Mariani di Pineto che la Virtus San Nicolò aveva espugnato 7 giorni prima, battendo a domicilio proprio la truppa pinetese. Questa volta la formazione di mister Montani si è dovuta inchinare al Castelfidardo di Vagnoni, al quinto successo consecutivo in altrettante giornate del girone di ritorno. Una media punti da prima della classe che consolida il piazzamento in zona playoff. Gara che non ha regalato grandi emozioni, minuto di raccoglimento in memoria dell'ex commissario tecnico Vicini. Il primo tempo è senza alcun dubbio tutto di marca Virtus, che al quarto ha l'opportunità di sbloccare il risultato. Di Benedetto viene servito magistralmente, ma il suo tiro finisce addosso a Selvaggio. Tra i padroni di casa mancano Bagaglini per infortunio e Moretti per squalifica, Chiacchiarelli neppure convocato. Tra i pali fiducia di Berardino e nuova panchina per Giampaolo, che verrà schierato solo nella ripresa al posto di Tiboni. Fra i fidardensi non c'è Lispi, a difesa dei legni torna invece Selvaggio, mentre in attacco Vagnoni ritrova Pedalino. Primi 45 minuti di gara che vedono i padroni di casa avere un certo predominio, buone anche le trame di gioco. Massetti avrebbe anche l'occasione per far male su un traversone dalla sinistra di Di Benedetto. Il numero 7 della Virtus sceglie il tacco, la palla sfila sul fondo. Sul finale di tempo gli ospiti provano ad aumentare i ritmi, ma è nella ripresa che arriva il cambio di marcia dei marchigiani, quando mister Vagnoni inserisce immediatamente D'Ercole e Calabrese al posto di Lucci e Montagnoli. Mossa azzeccata, perché i biancoverdi presidiano bene ogni zona del campo, soprattutto riescono a spegnere la mediana della Virtus San Nicolò. Il gol arriva al settimo e lo firma proprio D'Ercole, che ribatte in rete una respinta di Di Berardino. Poco dopo viene annullato il raddoppio con Pedalino, l'arbitro prima convalida, poi annulla su segnalazione del primo assistente, che era rimasto con la bandierina alzata per la posizione di offside dell'attaccante del Castelfidardo. Reazione del San Nicolò timida, con Bontà che d'esterno manda il pallone sul fondo. Virtus dunque dai due volti, bene nel primo tempo, male nella ripresa, e neppure i cambi ordinati da mister Montani, come ad esempio Giampaolo al posto di Tiboni, scuotono i padroni di casa. San Nicolò dunque a mani vuote, l'unica consolazione la terza convocazione di Fabriani, difensore centrale, classe 2001, nella nazionale Under 17, allenata da mister Statuto.
Mister, avevate disputato un buon primo tempo, avevate anche creato un paio di situazioni di pericolo dalle parti della difesa appunto del Castelfidardo, poi nella ripresa che cosa è accaduto? Il San Nicolò ha dato l'impressione di soffrire i cambi operati dalla panchina del Castelfidardo. Ma direi che il primo tempo, come hai detto tu, sicuramente è stato un primo tempo di buonissima qualità e non era, bisognava andare dentro almeno col vantaggio, perché penso che tutto sommato era meritato, abbiamo fatto veramente un gran primo tempo. Secondo tempo abbiamo sofferto un pochettino il Castelfidardo, perché non ci dimentichiamo che è una squadra importante, una squadra che sta nei playoff, però tutto sommato senza poi avere grandissime palle gol, stavamo gestendo la partita bene, purtroppo è arrivato questo gol nel momento in cui magari meno te l'aspettavi e lì si è complicata e purtroppo loro dopo in campo hanno messo tutto il mestiere che hanno, l'esperienza, si sono chiusi bene, noi siamo anche un po' innervositi e abbiamo sbagliato un po' nell'ultimo passaggio, però sinceramente non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, perché hanno dato anche oggi tutto quello che avevano e hanno giocato a calcio e penso che tutto sommato se finiva un pari non avevamo rubato nulla. Purtroppo quando sbagli tanto avanti alla porta poi non va bene, infatti ai ragazzi del primo e secondo tempo ho detto qualcosa che magari qui alle telecamere non posso ripetere, però temevo perché queste partite poi conosco, so come vanno a finire e purtroppo l'epilogo è stato quello, ci serve per crescere a tutti, l'ho detto anche ai ragazzi, però sono convinto che giocando così non so quante volte le perde le partite. Sì, ma al di là dei cambi, proprio il primo tempo eravamo una squadra molto molle, non aggressiva, eravamo a mezza via, non correvamo in avanti e quindi siamo andati in difficoltà, perché sapevamo che San Nicolò, a parte che è una buona squadra, ma veniva da una vittoria e quindi entusiasmo, un buon entusiasmo, ma noi non siamo stati bravi ad accorciare in avanti, non eravamo né carne né pesce, però al di là dei cambi, che sono risultati azzeccati, nel secondo tempo ci trovo un piglio diverso, la squadra ha capito che doveva crescere in aggressività e ha cominciato a correre in avanti e credo che abbia meritato di vincere. Mister, un passo da capolista in questo girone di ritorno? Non è facile fare certi risultati, però adesso stiamo sereni e coi piedi per terra, ci rendiamo conto che abbiamo fatto qualcosa di straordinario, ma ci deve contraddistinguere l'umiltà e la voglia di migliorarsi e di fare qualcosa di veramente straordinario. Ma adesso abbiamo due partite in casa difficilissime, sappiamo che in casa è molto più difficile perché magari sembra che fai la partita e poi altri ti fanno male, quindi dobbiamo stare tranquilli, però ci godiamo questa vittoria insieme alle altre perché è veramente importante. Allora, abbiamo visto il servizio dunque, prima delle opinioni dei nostri ospiti, altro aggiornamento da Virtus Teramo, Tosticia 3-1, adesso il parziale, quindi Virtus che prova a mettere al sicuro questi tre punti. Abbiamo visto una partita dove il San Nicolò ha giocato bene nel primo tempo, insomma ha avuto anche qualche occasione, poi è cambiata nella ripresa grazie soprattutto alle sostituzioni azzeccate da mister Bagnoni. Sì, Luigi, tanto lo rivedo con grande piacere. Certo, insomma, lo conosci molto bene, avendo anche allenato a Martinsicuro, ma anche quando con Supergeri seguivamo le partite dell'eccellenza marchigiana. E Bagnoni è un allenatore con grandi intuizioni, con grandi ambizioni e credo che anche a Castelfidardo stia facendo un ottimo lavoro. Anche nella prima parte della stagione era arrivato a ridosso delle prime e lo sta facendo di nuovo. Però permettimi di sottolineare la frase di Montani quando dice ci servirà per crescere, perché credo che risultati come questi siano proprio indicativi e utili per questa ragione, cioè certo, per cercare di crescere. Peraltro ha ribadito, insomma, giocando così ne perderemo poche e lui gioca infatti, in questo modo. Infatti non sembrava un Montani particolarmente arrabbiato, forse più deluso per qualche occasione non sfruttata, però il San Nicolò gli è piaciuto. Ma sicuramente penso che vedendo le immagini il San Nicolò meritava ampiamente il pareggio. L'unica cosa che spero è che nelle prossime gare non ci sia questa pressione continua che possa avere, considerando i risultati che stanno arrivando dalle dirette concorrenti, perché sì, fino a pochi minuti
dal termine sia il Monticelli e sia lo stesso Agnonese stavano vincendo. Esatto. Per cui io penso che alla fine questa pressione in una squadra giovane, eccetera, però diciamo tante volte bisogna capire quello che si esterna ai microfoni. Sicuramente quello che si è detto nello spogliatoio, che lui non ha detto, non ha voluto ripetere, non ha voluto ripetere alla telecamera, è molto diverso. Per cui questi ragazzi sicuramente, a mio giudizio, faranno una grossa prova a Vasto per cercare di riportare un po' di tranquillità, perché ci sono diversi giovani, tanto più che il ragazzo che è stato anche convocato, per cui sì, questo sta a dimostrare il buon lavoro che si fa nel settore giovanile. E sappiamo tutti che ci sono anche dei regolamenti dove bisogna tener conto di tante cose, le situazioni che tutti quanti sappiamo, che è quello che il momento in cui, per la malaugurata ipotesi, dovesse retrocedere il San Nicolò, ha tutte le credenziali per rientrare subito nei ripescaggi, perché ci sono tanti punti, che chi è che fa il settore giovanile parte con dei punteggi, anche perché che contano, juniors, insomma, nella che griglia contano del, tantissimo, specialmente quello della juniors, prima in classifica, dove addirittura parte già quasi con 13 punti. Assolutamente sì. Servirà una grande partita, come diceva mister Valbruni, domenica a Vasto, per affrontare questa squadra che è sicuramente scottata dalla seconda sconfitta consecutiva patita quest'oggi ad opera della Jesina, che è una di quelle concorrenti dirette proprio della Virtus San Nicolò, che grazie a questo successo ha fatto un bel salto in avanti, rimettendo 3 punti di distanza proprio tra se stessa e la coppia San Nicolò-Agnonese. Allora andiamo proprio a vedere questa partita, il successo per 2-0 della Jesina nei confronti della Vastese. Dopo la vittoria di 7 giorni fa in quel di San Marino, continua il bel momento per la Jesina, che batte 2-0 la Vastese, terza in graduatoria. Una vittoria liberatoria qui al Carotti, che mancava da lontano 24 settembre. Mister Daniele Di Donato deve rinunciare a giorni e spedisce Silvestri al centro della difesa. Sull'altro fronte problemi di formazione anche per mister Colavitto, che deve fare a meno degli squalificati Di Feo e Vito Leonetti, vice capocannoniere del torneo. Il primo squillo di tromba è per la Vastese. Al 7° minuto una punizione dalla destra. Bittaglie prova la spizzata vincente, Mattavoni dice di no. Cresce la Jesina, che aggredisce gli abruzzesi e tenta di recuperare palla a centrocampo per ripartire. E al 12° a sorpresa proprio la Jesina trova il vantaggio. Gran bello spunto di Sassaroli, che punta il fondo e mette una palla d'oro raso terra per la corrente Magnanelli. Il centrocampista jesino batte al volo e batte Camerlengo, 1-0 Jesina. Per la verità non perfetto l'intervento del portiere abruzzese. La Jesina non molla la presa e continua a macinare gioco, e al 21° trova addirittura il raddoppio. Azione fotocopia, questa volta però è Trudo a seminare il panico e a cercare il centro dell'area. Zannini calcia forte e non sbaglia, 2-0. Entusiasmo per il giovane centrocampista jesino classe 2000, plasmato dal mister della primavera Daniele Bedetti e ora titolare in crescendo della Jesina di mister Di Donato. La Vastese prova la reazione e cerca di macinare gioco alla ricerca del gol per riaprire la partita. Al 28° è Stivaletta a trovare lo spunto personale, avvicinandosi all'area e calciando di destro, ma la palla termina al lato. Al 40° è Pizzutelli a tentare la botta da oltre 20 metri, la sfera rimbalza pericolosamente, Mattavoni è attento e mette in corner. La Jesina, forte del doppio vantaggio, gioca un secondo tempo in chiave tattica, provando a ripartire in contropiede. La Vastese ovviamente aumenta il proprio ritmo di gioco e si avvicina all'area di rigore jesina, senza però trovare lo spunto vincente, con poche idee. Al 10° minuto un colpo di testa di Tedesco da calcio d'angolo, blocca Tavoni, qualche protesta abruzzese per un presunto fallo di mano, ma l'arbitro lascia correre.
La Chiesina si difende, dicevamo, e per trovare un'azione della Vastese bisogna aspettare il 25esimo. Spavento questa volta per i Leoncelli, con Bittaglia che dalla distanza centra l'incrocio di pali a tavoni battuto. Davvero bello il tiro dell'attaccante abruzzese. Le speranze di rimonta della Vastese si fermano definitivamente al 40esimo, quando i ragazzi di Colavito restano in 10. Intervento irregolare di Maronilli su Valdes a palla lontana, l'assistente richiama l'arbitro e scatta il rosso. E la partita finisce qui. Vantaggio, dicevamo, della Chiesina per 2-0, vittoria costruita tutta nel primo tempo, con una gara di grande aggressività e di ordine tattico. Secondo successo consecutivo per i ragazzi di Mister Di Donato, dicevamo, che ora hanno il compito di non mollare la presa per trovare la necessaria tranquillità in classifica. Da rivedere la Vastese, le assenze sicuramente hanno pesato, ma dai ragazzi di Colavito era lecito aspettarsi qualcosa di più. Migliore in campo Kevin Trudo, ribadiamo il finale da Iesi, Chiesina batte Vastese 2-0. Insomma, la Vastese che cade a Iesi, domenica, come diciamo, scontro incrociato, perché abbiamo parlato di Vastese-San Nicolò, ma ci sarà anche Pineto-Iesina. Pineto in una fase calante, Iesina invece che sta bene perché è la seconda vittoria consecutiva. Tra l'altro Amaolo è l'ex che ha allenato a Iesi, ma tanto diverso più, tempo, insomma, tanto più era interessante anche quella. Sì, ma tanto più che la Vastese sembra quasi in caduta libera a livello difensivo, perché col San Marino addirittura ne prese 4, sì, in casa, fuori casa ne ha ripresi altre 3, oggi ha preso 2 gol, evidentemente. Tra l'altro c'è qualche, questo, 2 gol fotocopia, perché c'è qualche problema. Anche Camerlengo sta dimostrando, sì, qualche incertezza, diciamo, sti giovani. D'altra parte bisogna tener conto che i 4 fuori quota, qualche problemino può succedere in un complesso di squadra, in esperienza, i risultati sono, diciamo, possono essere anche altalenanti. Luigi, la Chiesina è l'avversario sul quale fare la corsa per il San Nicolò, secondo te, senza dimenticare che c'è anche un Agnonese che è sempre lì? Ci sono queste 3 le squadre che possono contendersi quell'unico posto disponibile per salvarsi? Ma guarda, io della Chiesina ho avuto una buona impressione, perché mi sembra una di quelle squadre che quando inizia quell'altro campionato, cioè quello del girone di ritorno, abbia avuto la reazione migliore, per cui non so se la squadra su cui fare la corsa è la Chiesina o in effetti, come dicevi tu, è l'Agnonese, perché insomma mi sembra di aver visto una determinazione da parte della squadra marchigiana assolutamente pericolosa per farci la corsa per la salvezza. Chiedo lui alla regia, non so se è già il momento di tornare in pubblicità, probabilmente sì, così poi andremo, esattamente, allora andiamo in pubblicità adesso, poi ritorneremo, continueremo ancora a parlare di Serie D e ci avvicineremo pian piano all'argomento eccellenza. Andiamo avanti con il nostro racconto della giornata di campionato del Girone F di Serie D. Come dicevamo nel riepilogo dei risultati, giornata che si è aperta ieri con 2 anticipi, uno dei quali è stato il pareggio interno, il pareggio casalingo del Francavilla contro il Campobasso. Per il Francavilla è arrivato così il nono risultato utile consecutivo, ma forse qualche rimpianto per non aver approfittato appunto del match interno per continuare a braccare da vicino la zona playoff, sempre considerando la partita ancora da recuperare contro il Monticelli. Andiamo a vedere il servizio. La rincorsa playoff passa per l'anticipo del Valle Anzuca, il Villa per continuare la rincorsa al quinto posto, il Campobasso rivoluzionato dal mercato per dar seguito al periodo positivo e tornare alto in classifica. Finirà 1-1, il risultato più giusto al termine dei 90 minuti di gioco. Dopo il minuto di silenzio in memoria del tecnico azzurro Vicini, la prima occasione del match è dei giallorossi. Sul rimpallo la sfera arriva a Fofanà, bravo Landi a smanacciare. Al quarto d'ora si surriscaldano gli animi con entrambe le panchine in campo per scongiurare una possibile rissa. A farne le spese saranno Sembroni e Del Duca ammoniti e i dirigenti Marino e Minadeo allontanati.
Al 22esimo si affaccia l'11 ospite con Barsi, palla in corner. Dal successivo tiro della bandierina, Del Duca svetta più in alto di tutti, facendo impazzire i tanti tifosi ospiti. Campobasso 1, Francavilla 0. Gli adriatici non ci stanno e rispondono anche loro su calcio d'angolo, palla alta sul fondo. Al 34esimo i rossoblu potrebbero raddoppiare. Di Pietrantonio è provvidenziale a salvare i suoi a porta sguarnita. Ad un minuto dal termine il Villa coglie il pareggio. Su calcio d'angolo Palumbo pennella per Youssef, che inzucca e batte l'estremo ospite. La ripresa è di ben altra marca, con poche occasioni degne di nota. Al 65esimo i molisani reclamano un calcio di rigore per l'uscita di Spacca su Balestreri. Vergaro di Bari lascia correre. La formazione iervese risponde ancora su palla inattiva. Assista al bacio di Palumbo, Fofanà non ci arriva per un soffio. La squadra di mister Foglia Manzillo risponde con Girardi, che illude i suoi colpendo però solamente l'esterno della rete. Nell'ultimo dei 4 minuti di recupero i rossoblu vanno vicinissimi al gol del 2-1, ma nessuno riesce a depositare in rete il pallone danzante nell'area piccola giallorossa. Non succede più nulla, il Francavilla conquista un buon punto che gli permette di rimanere a vista sul quinto posto. Il Campobasso, con questo risultato positivo, inizia a smaltire la pesante penalizzazione di 4 punti. E dobbiamo continuare a fare bene quello che stiamo facendo. Mi piacerebbe che forse la mia squadra avesse un po' più di coraggio in più, ma questo secondo me lo dobbiamo prendere, soprattutto in casa. Il problema è che ogni volta che vai sotto non è facile poi riportare il risultato in parità. Una volta che l'abbiamo fatto mi aspettavo un secondo tempo un po' più agguerrito, però ecco, ripeto, ci siamo accorti che forse non avevamo né la forza, né noi né loro tanta forza per poter attaccare, però ripeto, una partita difficile contro una squadra molto forte, e dà valore ai miei ragazzi perché hanno dimostrato sul campo che possono benissimo lottare anche noi tranquillamente per i playoff, e non è una cosa, non è che ci vogliamo nascondere, ma è un obiettivo nostro, lo vogliamo raggiungere. Dobbiamo continuare così, crescendo, e sicuramente riusciremo a fare sempre meglio. Chiedo alla regia se è possibile di rivedere la classifica del girone F di Serie D, perché analizzando anche alcuni intrecci della prossima giornata vediamo qual è la situazione sia in vetta che per la zona playoff. Abbiamo visto il Francavilla che diciamo, è sempre ovviamente in corsa, ha 33 punti e una partita in meno, ha 4 punti di distacco dal quinto posto, dal Castelfidardo. È una squadra in forma perché è in serie utile da 9 giornate, quindi diciamo che può essere considerata, no, una pretendente agli spareggi. Sì, ma bisogna anche considerare che il Francavilla... E domenica affronta in trasferta il Castelfidardo, quindi scontro diretto. Sì, però bisogna considerare che il Francavilla l'ha dichiarato proprio il tecnico che vuole raggiungere i playoff, quindi ha fatto una campagna acquisti importante. Sarebbe un fallimento se il Francavilla navigasse nei bassi fondi della classifica, così come il Pineto. Sono due squadre che sono state costruite per raggiungere almeno i primi 5 posti. Certo. E invece Luigi, a te faccio notare che domenica ci sarà lo scontro diretto per il vertice Matelica-Vispesaro. 7 punti ad oggi di distacco tra le due formazioni dopo i due recuperati proprio oggi dalla Vispesaro. Che succederà domenica, secondo te? Allora, il Matelica ha frenato tanto e la Vispesaro sembra essere lanciata, però io credo che se quella posizione è così distante, sul Matelica si possa comunque puntare senza ombra di dubbio e con una certa decisione. Fermo restando, come ti ripeto, che sembra, insomma, fra il Matelica iniziale e quello delle ultime giornate qualche differenza sostanziale sembra essere. Mister Balbruni, ha un pronostico? Ma il pronostico lo dico subito, al Matelica 2 risultati su 3 stanno tranquillamente, sì, bene. Certo. E poi d'altra parte i numeri parlano a favore del Matelica. Il Matelica è stato sconfitto solo 2 volte, il Pesaro è stato sconfitto 5 volte. 5 volte. Per cui, sì, questa, vabbè, sconfitta, altrimenti non ci sarebbe quella di Vario che c'è attualmente, insomma, la sconfitta, di 7 punti. La sconfitta casalinga contro il San Marino e la sconfitta a seguire contro l'Aquila ha frenato un, certo, po' le ambizioni della Vispesa.
Allora, questo per quanto riguarda il campionato di Serie D. Voltiamo pagina invece adesso, voltiamo pagina e andiamo ad occuparci dell'eccellenza, perché oggi nella 24esima giornata di campionato sono successe alcune cose importanti. È successo ad esempio che la capolista Real Giulianova è andata a vincere a Penne 1-0, mentre le dirette inseguitrici hanno frenato, addirittura ha perso il Chieti 3-2 a Capistrello, non è andato oltre lo 0-0 a Miglianico il Martinsicuro, stesso risultato del Paterno a San Salvo sul campo dell'ultima in classifica, che però sta dando segnali di risveglio. Poi altri risultati: 2-2 nel derby Alba Adriatica Torrese, la Miternina ha battuto 1-0 l'Acquessapone, l'Angolana pareggia 1-1 con il Cupello, 0-0 tra River Chieti e San Buceto, e poi la pesante battuta d'arresto del Montorrio sul campo dello Spoltore. Andiamo subito sulla classifica. Quindi il Real Giulianova con questi risultati allunga nuovamente, si conferma ovviamente in testa a quota 53 punti, e adesso il Martinsicuro, che è secondo da solo, ha 7 punti di ritardo. Il Chieti scivola al terzo posto a quota 45, Paterno 44, lo Spoltore stacca la Torrese, Spoltore 39, Torrese 37, raggiunta dal Capistrello. Poi San Buceto e Renato Curi Angolana 35, a quota 33 vedete l'Alba Adriatica. Poi andiamo subito nella seconda metà della classifica, nella parte bassa, per vedere quali sono le posizioni rimanenti. A quota 32 Acqua e Sapone, Penne 28, Cupello 25, qui si apre la zona playout con Montorrio e Amiternina a quota 22, River Chieti 20, Miglianico 17 e in ultima posizione San Salvo a quota 15. Mister Valbruni, Giulianova che oggi ne esce un po', no, vincitrice da questo turno di campionato, l'unica che è riuscita a vincere in trasferta delle prime quattro. Il Giulianova è, diciamo, molto molto regolare, a parte lo stop per certi versi, diciamo, anche indolore col pareggio di Città Sant'Angelo, dove il Chieti sembrava che potesse raggiungere dopo la situazione del cambio tecnico con Marino, che aveva vinto le prime 5 gare, di conseguenza sta dimostrando di non essere una squadra molto regolare. Per cui io penso che questo stop abbia chiuso il campionato. Lo vedo già chiuso perché sono tanti i punti di distacco con una squadra, la capolista, che ha una regolarità molto molto sicura. Per cui io penso che alla fine al Chieti rimane solo questo spareggio che, tra parentesi, è uscito. La finale di Coppa Italia, che si giocherà di Coppa Italia mercoledì, con tante polemiche, a Città Sant'Angelo alle 15, nonostante le due squadre avessero trovato l'accordo per giocare al Fadini alle 20:30. Sì, però la federazione ha detto no, si rispetta i regolamenti. Ma c'è una federazione, non è che possono incontrarsi due presidenti al bar e dicono domenica giochiamo a Però era per favorire i tifosi, no? La maggior partecipazione dei tifosi, sì, in orario serale. Si prende la macchina, si va all'Aquila, eventualmente si espone le necessità al presidente federale e gli si dice appunto che ci sono queste esigenze. Allora sì che sia corretto, ma due che si trovano al bar per cercare di stabilire, che è successo così, hanno fatto testa o croce, per stabilire eventualmente dove si gioca la gara, mi sembra un po' particolare. Ogni modo, sotto questo aspetto la federazione è uscita vincitore. Questa partita si giocherà a Città Sant'Angelo, peraltro in notturna. No, si gioca alle 15. Ah, quindi sì, è stato cambiato, loro volevano giocare in notturna. Ecco, gli è rimasta soltanto al Chieti questa Coppa. La strada della Coppa Italia. Ma io la chiamo la Coppa Algida, perché è talmente lunga questa Coppa, dove effettivamente riuscire a superare diversi turni, come è successo l'anno scorso con il Paterno. No, è successo al Francavilla l'anno scorso, che il Francavilla, diciamo,
alla fine con gli spareggi. No, il Paterno, con i play-off. No, ma io mi riferivo sempre, invece mi riferivo sempre agli spareggi. Sì, sì, gli sì, spareggi sì, sì, sono sempre certo, molto molto certo, incerti certo, e molto lunghi, per cui io penso che il Chieti deve cercare almeno quello che è rimasto, che sarebbe questa Coppa Italia, per cercare eventualmente di prendere un punteggio dove sappiamo tutti che la Coppa Italia ti dà la possibilità di una promozione. Certo. Luigi, anche per te è così? Dove allora, chiuso il campionato ad oggi? Allora, io guardavo la classifica e insomma sai che ne parliamo sempre ogni settimana di questo grande equilibrio che c'è quest'anno, però l'equilibrio c'è alle spalle del Genoa. Cioè diciamola tutta, guardavo, può succedere di tutto, abbiamo visto squadre come la Torrese, come l'Alba Adriatica, scambiarsi posizioni alle certo, spalle, il Martinsicuro al Chieti a dare un po' di più rispetto alle altre, il Paterno che accedere poi frena, cioè se non ci fosse il Real Giulianova assisteremmo a un campionato quanto apertissimo, mai apertissimo, cioè, però il Giulianova adesso e poi per una serie di circostanze come vedi si combinano i risultati con le altre che pareggiano, Giulianova poi alla fine i tre punti li porta a casa in praticamente no? sempre, e allora io direi che oddio, per le nostre trasmissioni ci conviene dire di no, ok? Nel tenere senso viva che anche la suspense, noi, no? Domani se no che diciamo? Del tuo J Magazine. Però io credo che lo stia vincendo con grande merito, con grande regolarità, con grande forza e non vedo come le altre, a meno che non succeda qualcosa di clamoroso, possono proprio Giulianova a buttarlo alle ortiche questo campionato, sì, insomma, o qualcosa di altro clamoroso, peraltro insomma onore al merito, e devo dire che va fatto un plauso a chi l'ha costruita, a chi la sta portando avanti e a chi sta ottenendo questo tipo di risultati. Se mi permetti, sulla finale di Coppa io qualche idea ce l'ho, nel senso che sentiamola, la logica dello spettacolo e di dare anche un po' di valore a questo tipo di partite che fai fatica a spiegare perché esistano. Certo. E vorrebbe andare a premiare quella che era la scelta delle società di vedersi e di giocarsela anche a testo croce, però per dare modo comunque a due tifoserie certo importanti di partecipare. Certo che farlo senza numerosa, il presidente federale significa che un po' esautorare il ruolo del presidente federale. Certo. Bastava invitarlo in quel bar dove hanno fatto testa e croce ed era a fare da notaio magari del sorteggio. No, perché in effetti tu la giochi su una delle due piazze, la giochi in notturna, qualche senso a livello di spettacolo e di importanza gliela dai. Così sì, faccio fatica, insomma, a capire perché si va da Città Sant'Angelo per poi giocare, come diceva bene mister Vabbruni, un altro torneo lunghissimo. Sì, sì, le fasi nazionali, insomma, poi dove si va a finire, insomma. Perfetto, allora iniziamo con il vedere delle immagini di questa giornata e partiamo da una delle gare sicuramente più belle e più intense, che è stata questo derby tra Teramane, Alba Adriatica, Torrese, terminato 2-2, il servizio per noi curato da Angelo Tulli. Agli ordini del direttore di gara D'Antonio della sezione di Pescara scendono in campo le formazioni di Alba Adriatica e Torrese sul neutro di Martinsicuro, dove l'Alba gioca le sue gare ormai da inizio stagione. Le squadre di De Eugenio e Narcisi devono riscattare la sconfitta di 7 giorni fa che le accomuna entrambe. Andiamo in cronaca, secondo minuto, la gara si sblocca. D'Antonio vede un contatto che in pochi vedono nel cuore dell'area di rigore, giallorossa, Miani sul dischetto, fredda Bruno. Alba in vantaggio, ma la Torrese risponde immediatamente. Bell'assist di Carosone per Torbidone che fa partire un sinistro al Fulmicotone che non lascia scampo a Spinelli. Palo gol, Torrese che perviene al pareggio. Recrimina la Torrese per questo contatto Sacchetti-Puglia, qui D'Antonio non se la sente di decretare il penalty. Bel momento della squadra di Narcisi ancora con Puglia che impensierisce Spinelli, e l'Alba però al 14° a portarsi in vantaggio, grande azione imbastita da Lorenzo Emili che pesca il solito Manuel Di Sante, per lui è tutto facile, 2-1. 22° Scartozzi per Carosone, attento ancora Spinelli.
alla mezz'ora occasionissima. Alba Di Sante sulla sinistra se ne va in bello stile, mette al centro una palla interessante, strana carambola all'interno dell'area piccola, ci sembra la sfera finisca anche sul palo, comunque nulla di fatto. L'Alba potrebbe portarsi sul 3-1 sul finire di tempo, ancora Di Sante non riesce a essere concreto in questa occasione favorevolissima. Chiude avanti la Torrese, conclusione deviata di Puglia dopo una buona incursione di Alessio Casimirri. Nel secondo tempo l'Alba abbassa il baricentro di una decina di metri, in questa occasione è Di Sante a sfiorare la traversa, il solito veccio al quarto d'ora, sibila il palo alla destra di Bruno, il gol del pari arriva su un infortunio del portiere Spinelli che calcola male l'uscita, ne approfitta Carosone che al 74esimo porta sul 2-2 le ostilità. Occasioni nel finale, prima Miani, poi Di Sante, assiste da grande giocatore Di Nicola che va vicinissimo al gol del 3-2. Finisce così in un secondo tempo avaro di emozioni la sfida tra Alba e Torrese sul 2-2. Eccoci con Luigi Narcisi, tecnico della Torrese, mister, 2-2 finale nel difficile campo qui dell'Alba Adriatica, non so se è un risultato che la soddisfa. Penso innanzitutto che per quello che si è visto in campo è il risultato giusto, è stata una bella partita, una partita ricca di capovolgimenti di fronte, tutte e due le squadre hanno dato il massimo di quello che avevano, quindi sì, ci prendiamo questo punto che ci permette di ripartire e di prepararci per lo scontro diretto di domenica, recuperando qualche giocatore e cercando di affrontarlo nel migliore dei modi. Mister De Eugenio, tecnico dell'Alba Adriatica, mister, quanta amarezza per questo 2-2 raggiunto, ecco, con un episodio sfortunato, diciamo così. Va bene, dai, sono contento della prestazione, chiaramente è un anno che nei momenti decisivi, diciamo, la fortuna non ci ha mai dato una mano, però un'altra buona prestazione con una squadra forte che ha investito notevolmente al di sopra di noi, insomma, e quindi bene, i ragazzi sono stati bravissimi, dai. Abbiamo 1-0, ci hanno raggiunto forse con un'ingenuità, siamo andati con 2-1, un bellissimo gol, quindi dai, io sono contento, andiamo avanti per la nostra strada. Allora, abbiamo visto questo servizio su Alba Adriatica Torrese ricco di gol e di emozioni, adesso però mettiamo un attimo da parte il campionato di eccellenza sul quale torneremo per occuparci subito del torneo di promozione, perché è finita la gara tra Virtus Teramo e Tossicia, è finita 3-1 con questo punteggio per la Virtus Teramo che dunque è capolista, scavalca il Ponte Romano in vetta alla graduatoria e si installa al primo posto. Abbiamo collegato al telefono il presidente della Virtus Teramo, Filippo Di Antonio. Buonasera presidente. Buonasera, il presidente è felicissimo naturalmente. Per lo sentiamo dal tono di voce. Per la giornata. E quindi è finita una bella partita, è stata veramente anche una bellissima partita, abbiamo avuto un po' di difficoltà per sbloccarla, ma diciamo che la Virtus di oggi veramente aveva la voglia di arrivare al primo posto e credo che sia una rimonta che si va a culminare oggi. Adesso inizia naturalmente il bello del campionato, però adesso siamo attori protagonisti e quindi tutte le partite dipenderanno dalla nostra volontà, quindi siamo artefici dei nostri il vostro destino. Quindi sì, cioè, è stata una cavalcata. Oggi era un turno effettivamente che già sulla carta, presidente, insomma, era favorevole, no? E quindi avete fatto giustamente il vostro dovere approfittando dei pareggi di Ponte Romano in primis, poi anche del Luco, insomma, che non è andato oltre l'1-1 a Celano. Assolutamente sì, però diciamo bisogna ricordare che abbiamo recuperato 7 punti nelle ultime 7 giornate, e insomma mi sembra anche una bella cosa, nonostante che magari anche il Ponte Romano una partita con il Notaresco non l'abbia neanche disputata, quindi credo che questa squadra, credo che ha inanellato una, diciamo,
si è messa sulla giusta riga per poter competere fino alla fine per il primo posto. Adesso siamo lì, naturalmente speriamo di non lasciarlo più, anche se da domenica iniziano già le insidie, una trasferta ostica quella di Mutignano, quindi adesso cambia un po' il ruolo, no? Da inseguitrice vi fate, come dire, insomma il preda, no? Delle inseguitrici eventualmente, quindi cosa cambia adesso? Ma non cambia nulla, perché noi ce lo siamo detti nel girone di ritorno, guarderemo partita dopo partita, una alla volta, senza fare niente. Logico che questo ci dà ottimismo, il fatto di essere primi così dopo sette giornate, sinceramente non ce l'aspettavamo di recuperare questi punti così velocemente. Adesso siamo lì, come tutte le domeniche penseremo a domenica prossima, pensando sempre al nostro risultato e cercando di fare tutte le vittorie fino alla fine. Perfetto, allora Presidente, io ti ringrazio, grazie per questo collegamento telefonico. Abbiamo avuto il Presidente della Virtus Teramo, buona serata. Filippo Di Antonio, ve lo chiedo subito, insomma, apriamolo questo capitolo promozione, poi rivedremo meglio anche i risultati. Era un trend che vedeva, insomma, la Virtus Teramo rosicchiare giornata dopo giornata qualcosa al Ponte Romano, e oggi si è coronato questo inseguimento. La Virtus Teramo sicuramente ha fatto un'impresa, diciamo, ottima, aiutata anche dai risultati che attualmente deve dimostrare anche alla Virtus che ci possono essere delle cadute, perché il campionato attualmente il Ponte Romano, con i pareggi contro il Mociano e contro l'Alba Montorei, gli sono costati cari. Ha dilapidato il vantaggio. Sì, peraltro in casa. Sì, sì, sì. Per cui giocando due gare in casa, fare due punti, perché il pareggio di oggi ci può stare contro una squadra che è quindi in classifica, quindi sta in piena playoff. Io dico che purtroppo nel calcio ci sta questa rincorsa. Adesso bisogna continuare a farla per cercare eventualmente di arrivare al campionato, anche se c'è una tegola abbastanza fastidiosa, perché c'è stato l'infortunio di Pigliacelli che ne avrà per, sì, un mese. Però quindi, già da qualche, se non sbaglio, un paio di domeniche che sia assente. Però attualmente la squadra sta rispondendo, perché segna a raffica, Di Giglio sta facendo un ottimo campionato. Ma il Ponte Romano, sicuramente anche la tranquillità, che io conosco molto bene, di Nardini, possa far superare queste difficoltà. Il campionato è ancora aperto sotto tutti i punti di vista. Infatti Marco, chiedo alla regia se è possibile di rivedere intanto i risultati, quindi così ne approfittiamo e facciamo il quadro. Abbiamo detto di Virtus Teramo Tosticia 3-1, Alba Montaurei Piano della Lente 1-1, Celano Luco 1-1, Mociano Mutignano 2-1, Nuova Sant'Egidiese che travolge il Notaresco in trasferta 5-0, Pucetta Morrodoro 2-0, il colpo esterno del Fontanelle a Roseto 3-2, San Gregorio Ponte Romano 0-0 e Sant'Omero Cologna 1-0. Quindi la classifica adesso, come abbiamo già anticipato, vede in testa la Virtus Teramo, che ha scavalcato il Ponte Romano, 50 Virtus Teramo, 49 Ponte Romano, Luco che rimane lì a portata di mano, insomma, 47, San Gregorio 42, Fontanelle 41, Pucetta 40, Cologna 37, Mociano 35, Celano e Rosetana 33, Piano della Lente 32, Nuova Sant'Egidiese 31, il Sant'Omero che oggi scavalca il Morrodoro, 27 per i Vibratiani, 26 per il Morrodoro, Mutignano 21, Alba Montaurei 19, Tostici e Notaresco 13, comunque con questa situazione di classifica i play-out, insomma, il Morrodoro sarebbe comunque salvo, non farebbe i play-out perché ci sono 13 punti di stacco con la coppia Tosticia-Notaresco. Luigi, chiedo anche a te, insomma, a questo punto, questo duello Virtus Teramo-Ponte Romano va a favore del tuo amico Pasqualino Di Serafino, nonostante il tuo amico Franco Nardini, tutti amici tuoi, insomma. Io sono amico di Pasqualino, ci mancherebbe altro. Tutti amici. No, torna alla normalità, nel senso che quello che era successo prima e quello che la classifica diceva prima rappresentava l'anomalia, perché insomma Virtus Teramo non uguale al Real Giulianova in eccellenza, però insomma nelle aspettative era questo, e credo che a fare la differenza più che i pareggi interni, secondo me, sia stato aver perso quello scontro diretto in quel modo.
Noi ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa con mister Nardini. E ricordiamo 4-0 4-0 nel secondo tempo, 2 in meno, quindi le squalifiche della domenica successiva pagate. Credo che anche in questa ci fossero qualche assenza dovuta a quella partita lì, e temo che possa essere questo il risultato e il passaggio decisivo per il Ponte Romano. Dall'altra parte la Virtus ha trovato continuità, cosa che non aveva avuto con nella prima parte di stagione, sì, con Patrick Moro. È chiaro che l'esperienza e il modo di gestire di Serafino un po' la cosa l'ha cambiata. La mano del tecnico qui secondo te si è fatta sentire, si sente? Sì, sì. E quell'atteggiamento secondo me ha un po' fatto la differenza, perché prima di quella partita io me la ricordo erano 6 sì. I punti di differenza. Forse aver osato di più, mi perdonerà l'amico Franco Nardini, aver osato di più in quella partita poteva rappresentare per il Ponte Romano la svolta in positivo. Temo che possa invece essere la svolta in senso negativo, anche se insomma, il campionato è ancora lungo, anche se adesso insomma, no, rispetto alla prima con 6 punti di vantaggio e tutti lì, anche il campionato è un altro interesse, insomma, no, da qui da seguire fino alla fine. Però la Virtus è la squadra da battere, diciamo. Poi vedremo anche quali saranno i prossimi impegni domenica prossima delle contendenti. Adesso però io farei un passo indietro, tornerei a parlare del campionato di eccellenza, perché abbiamo ancora da vedere delle immagini. In particolare andiamo a vedere, se non sbaglio, credo sia pronto, ma chiedo conferma ufficialmente alla regia, anche il servizio relativo al Martinsicuro, che non è andato oltre lo 0-0 sul campo di Miglianico. Se ce l'abbiamo lo vediamo subito, lo mandiamo in onda. Brividi al Fratelli Ciabatta tra il Miglianico ed il Martinsicuro. La band di Savini, reduce dal prezioso pari conseguito a Chieti, sogna la prima vittoria del nuovo anno contro una delle corazzate del torneo. Ma attenzione a questo Martinsicuro, in serie utile da ben 12 turni, 30 i punti conquistati. Formazioni, assenze importanti nel Martinsicuro, manca il fantasista Carboni e la coppia di attaccanti Maio Nepa. Rientrano Cucco, Bellini e Pietro Paolo. Nel Miglianico sono assenti 2 difensori, Alberico e Gialloreto. Fiducia in attacco alla coppia gol Orta-La Selva. Arbitra il signor Varanese di Chieti. È stata una bella gara ricca di emozioni. All'11° Bellini, servito sul filo del fuorigioco, calcia alto. Il Miglianico risponde con Battista che al 17° dalla distanza timbra la traversa della porta vibratiana. Gialloblu ancora in evidenza al minuto 21 con La Selva. Al 40° Orta e Cucco si strattonano in area, il signor Varanese ferma tutto. Prima del riposo il Chieti ci riprova con Battista che conclude fuori. Ad inizio ripresa subito un brivido in area teatina per un pallone che attraversa l'area senza che nessuno possa intervenire. Al 15° Lattanzi si lascia cadere in area, l'arbitro non abbocca. 2 minuti dopo torna a ringhiare il Miglianico con La Selva che sfiora il palo. 19° conclusione a giro di Ruggeri che va vicino al vantaggio. 21° Marfisi insiste troppo nel possesso palla e per poco il Martinsicuro con Bellini non ne approfitta. Rimedia l'ottimo Dedeo che salva il risultato con una parata da cineteca. L'ultimo brivido giunge al 45° Di Giorgio serve a Starita in area. L'attaccante prova a concludere ma Dedeo anche questa volta non si fa sorprendere. La gara termina qui, Miglianico 0, Martinsicuro 0. Un punto per uno che alla fine accontenta entrambe e permette di muovere la classifica. Spazio ora alle interviste di fine gara. Buona prestazione del Miglianico che impone lo stop alla vice capolista Martinsicuro. Mister Savini, soddisfatto di questo Miglianico? Un punto a Chieti, un punto contro il Martinsicuro. Non c'è 2 senza 3? Soddisfatto no, perché... Domenica Giulianova. Volevamo vincere, non ci siamo riusciti neanche oggi. Purtroppo la vittoria ci manca come il pane, quando questa è una squadra che deve trovare la gioia dei 3 punti, ma non riesce. Ogni domenica c'è qualcosa che ci gira storto. È normale, dal punto di vista di squadra, è una squadra che oramai sa quello che vuole, gioca bene, ha grosse qualità anche in avanti, ma il fatto di non vincere ci sta limitando tantissimo. Orta è sembrato un po' isolato lì davanti.
Ma sicuramente abbiamo fatto un primo tempo che abbiamo spinto, il secondo siamo scesi un po', però è normale che dobbiamo accompagnare di più con le mezze ali, mentre stiamo attaccando sempre meno male con i due giocatori che ci abbiamo davanti, quindi qualcosa da dietro dovrebbe arrivare. Domenica scorsa abbiamo fatto meglio, e chiedi oggi, da questo punto di vista, siamo riusciti a spingere meglio con i giocatori, con le mezze ali, ma oggi questa è una squadra che, anche se mancava tre giocatori, ha oramai un filo logico di gioco in cui chi entra fa sempre bene, quindi complimenti al Martinsicuro della sua prestazione. Guido Di Fabio, un punto che vi permette di rimanere al secondo posto, Giulianova vince, si stacca, un campionato difficile, una trasferta qui a Miglianico nella quale avete avvertito maggiormente l'assenza di Carboni, Nepa e Maio. E Maio. No, sì, non è questione di avvertire le assenze, purtroppo in un campionato sai che ti possono venire meno certi giocatori, certo che noi tutti e tre in una botta sola, sicuramente abbiamo perso un po' di qualità, però io a questi ragazzi non posso dire niente, perché chi li ha sostituiti ha lottato fino all'ultima palla in un campo difficile come quello di Miglianico, che è già difficile indipendentemente da. Quindi in più con le nostre condizioni siamo venuti qua con una grandissima personalità, questi ragazzi hanno lottato su ogni pallone e hanno avuto anche le occasioni, due o tre occasioni per poter far gol, sicuramente non si sarebbe gridato lo scandalo se avessimo vinto la partita. Luigi, forse nonostante appunto il Martinsicuro comunque abbia fatto la sua partita, no, a Miglianico, forse la differenza, l'abbiamo detto anche altre volte, no, tra Martinsicuro e Giulianova, è che se il Martinsicuro mancano tre pezzi da 90 come quelli assenti oggi, insomma la squadra per forza ne risente e il Giulianova può trovare sostituti dalla panchina in qualunque momento. Allora, Jonathan Nepa, Carboni e Maio in un colpo solo per il Martinsicuro sono davvero troppo, per quanto Di Fabio come sempre sta lavorando con i ragazzi e poteva anche vincerla sicuramente. A Giulianova, cioè, magari può capitare e capiterà di avere tre assenze di questo genere, pesca dalla panchina. Sono già pronti i sostituti, insomma. La differenza è tutta lì. Certo. Rapidamente, perché questa sera chiudiamo con qualche minuto d'anticipo per esigenze di palinsesto, quindi ci avviamo a conclusione, ma dovremo ancora vedere un servizio. Il prossimo turno del campionato di eccellenza, Giulianova Miglianico, Martinsicuro che invece affronta in casa il Capistrello. Ma soprattutto ci sarà un bello scontro diretto Torrese Spoltore per quanto riguarda la zona playoff. Sì, per quanto riguarda la zona playoff c'è questo incontro del Giulianova, che ci sono sempre delle insidie, come d'altra parte l'ha visto il Chieti la domenica precedente col Miglianico, sì, pareggiato in casa. C'è questo incontro molto interessante tra Torrese e Spoltore, che si giocheranno, diciamo, una credibilità di piazza per i playoff, ma soprattutto per la parte bassa. Sì. Vedo anche una partita interessante che è Cupello a Miternina, dove scontro diretto. Uno scontro diretto, chissà che non ne possa approfittare il Montorio. Il Montorio ha una partita molto molto difficile in questa Angolana, che non ha niente da perdere, una squadra molto giovane, sbarazzina, ma sicuramente il Montorio si saprà far valere, anche perché oggi c'è stata una caduta dopo diversi risultati utili positivi. Dopo sette turni, senza sconfitta, non perdeva da due mesi praticamente. Quindi insomma ci può stare. Le feste. Assolutamente sì. Andiamo a chiudere invece l'ultima parte con la promozione, con il campionato di promozione, perché ovviamente ne abbiamo già parlato avendo avuto il collegamento col presidente della Virtus Teramo Filippo Leantoni, abbiamo parlato della parte alta. Luigi, tu invece oggi sei stato a Sant'Omero a seguire Sant'Omero Cologna. Alla fine ha vinto il Sant'Omero, sì. Il Cologna si è fermato dopo anche, insomma, dopo una striscia di otto turni senza sconfitte, rimandando così, come dire, l'assalto alla zona playoff. Per il Sant'Omero invece una vittoria molto importante in ottica salvezza. Terza vittoria consecutiva, forbice per non disputare i play-out o comunque per allontanarsi sempre di più. Scavalcato il Morro d'Oro. Scavalcato il Morro d'Oro. Io direi che tra l'altro ne parleremo domani, poi insomma magari se ci sarà alla tempo. Fine infatti ti... Sì, e anche il Sant'Omero sta facendo, nonostante
una delle peggiori annate, nel senso che ci sono delle difficoltà diverse rispetto alle ambizioni del recente passato. Sta facendo davvero un ottimo lavoro, per quanto oggi insomma la partita sta decisa con rigore e si è visto poco altro, certo, anche per quello che riguarda il Colonia, e questo secondo me ridimensiona un po' anche le ambizioni del Colonia, che tutto sommato una buona salvezza, un buon campionato, forse nulla di più però. Certo, questo è il prossimo turno, ma lo approfondiremo proprio prima dei saluti. Adesso allora andiamo a vedere quel poco che tu hai detto insomma di aver visto, sì, in Sant'Omero Colonia, nel servizio curato proprio dal nostro Luigi Prosperi con le immagini di Fabio Fedeli. 1:50 se non sbaglio. Terza vittoria consecutiva per il Sant'Omero, che supera 1-0 il Colonia di Walter Piccioni al termine di una gara che offre poco dal punto di vista dello spettacolo, è decisa da un calcio di rigore trasformato da Fusco. Arbitra Gian Pietro di Pescara. Si stuzzicano le squadre nei primi minuti. Secondo calcio di punizione, Carusi innesca Ioannone, palla sul primo palo, Emili non trova la porta. Terzo, risposta immediata a Sant'Omero, ci prova Via Mario da 30 metri, attento Donateo e palla in corner. 18esimo, ancora schermaglie alla ricerca del vantaggio, Flori per il Colonia, piattone cross, arriva Bonaduce, Alfonsi non si fa sorprendere. 25esimo, Mirko Pietrucci mette palla dentro, impreciso il colpo di testa di Fusco. 32esimo, si sblocca la gara, azione caparbia, Sant'Omero al limite dell'area, Fusco in acrobazia per Damario, lo strattona a campanella per Giampietro e calcio di rigore. Dal dischetto Fusco fa 1-0. Nella ripresa a dominare è l'imprecisione nel palleggio, con le squadre che riescono a fare poco o nulla in aggiunta a quanto successo nei primi 45 minuti di gioco. Da segnalare però al 42esimo, Donateo ci prova lui su calcio di punizione e mette qualche brivido ad Alfonsi. Poco altro, con i padroni di casa che guadagnano altri 3 punti preziosi e allontanano ancora di più la zona play-out. E allora Luigi, abbiamo visto questo servizio, poche occasioni, poche emozioni, vogliamo in chiusura proiettarci al prossimo turno per vedere da dove ripartirà questa lotta per il vertice. La nuova capolista Virtus Teramo, come anticipava anche il presidente Di Antonio, sarà a Scerne sul campo del Mutignano che oggi ha perso a Mociano. Il Ponte Romano ospiterà proprio il Sant'Omero, il Luco ha forse l'impegno più facile di tutte contro il Notaresco, potremmo quasi dire insomma vittoria scontata vista la grave crisi tecnica del Notaresco, che anche oggi ne ha presi 5 in casa della Nuova Sant'Egidiese. Beh, incontro tutto da vedere sarà anche Tossicia e Alba Monturei, perché è una delle ultime possibilità diretto proprio. Per quanto riguarda il Ponte Romano, l'incontro contro un Sant'Omero, come giustamente diceva Prosperi, che da 3 vittorie consecutive, è facile l'incontro di Luco, però il Notaresco non ha niente da perdere, è una squadra giovane, una squadra che presi così con tanto entusiasmo possono eventualmente delle sorprese. E la Virtus Teramo è un incontro difficile a Scerne contro il Mutignano, in un campo stretto, una squadra che si può difendere e bisogna tentare vedere, insomma, di uscire dalla zona. È un campionato molto interessante. Prima il gol di Fusco, che ha festeggiato anche il compleanno, e gli facciamo tanti auguri. Luigi, ti approfondirai ovviamente questi temi, questi argomenti, sì, domani in J Magazine Sport, ore 20, consueto appuntamento con i tuoi ospiti che saranno, ce li anticipi? Saranno, allora parleremo del Sant'Omero, come ti dicevo, tornerà Sergio Luzzi, che è un dirigente storico del Sant'Omero, certo, con cui abbiamo aperto il nuovo format, no, di J Magazine Sport rispetto al passato, quindi parleremo del Sant'Omero, e per l'eccellenza avremo Miani, uno dei due bomber dell'Alba Adriatica, e con lui approfondiamo tanti argomenti, insomma, tanta carne al fuoco. Alle 21 ovviamente consueto spazio con Super Goal, ma domani mattina, di prima mattina, il consueto spazio del lunedì dedicato allo sport vedrà protagonisti i giovani campioni italiani juniores dell'atletica Gran Sasso Teramo, Gaia Sabatini, che ha conquistato un doppio titolo 800 e 1500 nei campionati indoor, e Lorenzo Mantenuto, campione italiano juniores nel salto in lungo, con
loro il presidente dell'Atletica Gran Sasso, Maurizio Salvi. Siamo ai saluti, ringrazio gli ospiti Antonio Valzoni, ci vediamo domenica prossima, Luigi Prosperi, ti vediamo in TV domani e ci vediamo qui in redazione. Grazie a tutti i nostri telespettatori, Studio Live torna domenica prossima alle ore 19.